Proseguono gli incontri della Polizia di Stato per i giovani. Si è parlato di cyberbullismo, di sicurezza stradale, ma anche dell'abuso e del consumo di sostanze stupefacenti. La formazione e l'informazione è fondamentale per i ragazzi. Sì, questa è la nostra idea. Questi sono fenomeni e temi di interesse oltre che di attualità e che riguardano in prima persona i giovani. Abbiamo invitato oggi 9 istituti della città, sono presenti circa 500 studenti e lo facciamo proprio per parlare con loro di questi temi, nella convinzione che l'azione repressiva non basti, ci vogliamo un cambiamento culturale, quindi questo tipo di incontri, così come quelli che facciamo nelle scuole, e i ragazzi spesso vengono anche, insomma, organizziamo delle visite anche in questura, sono tutte iniziative anche fortemente volute dal questore, appunto, nella convinzione che ci voglia un cambiamento culturale, un'azione preventiva oltre a quella repressiva. Quindi anche questi incontri, diciamo, sono fatti per coinvolgere il più possibile i ragazzi. Adesso stanno facendo una dimostrazione con l'unità cinofila che viene da Genova a farne vedere, insomma, come lavora il cane e questo. Qual è invece il suo messaggio alle famiglie? Beh, alle famiglie hanno un ruolo importante tanto quanto il nostro, tanto quanto quello delle scuole, quindi di stare vicini, di stare attenti ai ragazzi, insomma, di reprimere non è la soluzione, ma insegnare e guidare quello sì, è la giusta via.